Mario, nulla. Direi soltanto una piccola cosa, cerchiamo di ridare dignità e sovranità ai comuni. In questa esperienza che abbiamo vissuto, questo anno e qualche mese, i comuni si sono un po' sviliti. E poi, quel che si è svilito è la stessa comunità che si credeva. Io mi ricordo, ero sindaco del Biano, prima della comunità, si lavorava molto fra noi sindaci, ci si incontrava, si programmava assieme. C'era forse più comunità allora quando non c'era la comunità. Ora, avendolo voluta fare formalizzata, hanno distrutto quello spirito, quella voglia di lavorare assieme, che ora non c'è. Questo è il dramma. Infatti sembra non c'è comunità, non c'è. Cioè, si lavorava molto di più prima quando formalmente non esisteva, ci si incontrava, mi ricordo, a fare opere sovracomunali, perché ci credevamo forse. Ora hanno fatto spegnere pure quel lumicino di collaborazione che allora c'era. Non c'è più niente adesso, c'è solo il formalismo. Hanno fatto 4 consigli, 4 riunioni per dire niente. Quindi noi vogliamo ridare dignità ai comuni e dare slancio di collaborazione, se vogliono, con i comuni che possono fidanzarsi. Il matrimonio si fa, è sempre preceduto da un fidanzamento, no? Qui invece ha fatto il matrimonio in comunità senza fidanzamento. Tutto lì il discorso. Facciamo passare 5-6 anni, se vediamo che noi di Albiano andiamo d'accordo con l'una alla SES, dopo 5-6 anni di amoreggiamento, uniamoci in sacro tormento, no? Questa doveva essere la logica. Invece no, qui ho voluto fare i miracoli dall'alto, Deus ex machina. Ecco, quindi per questo è il fallimento della comunità. Sono troppo tanto contento.